Cari amici ludici, eccoci ad un nuovo disinscatolamento che per motivi tecnici ho dovuto far ripartire, infatti non vedrete il cellophane. Però andremo ad aprire la scatola di Wild Space, edita da Praia Game Edizioni per italiano, da 1 a 5 giocatori, 10 anni in più di età e durata indicata 30 minuti. Questo è il retro dove c'è anche un QR code. Penso per collegarsi ad un rapido tutorial del gioco. Apriamo la scatola che ha una misura davvero davvero compatta. È un 20-20 che potrebbe essere di cattivo auspicio, però nei giochi facciamo finta di nulla. Allora, questo è il regolamento che è ricco di note e di esempi. E che consta di 12 pagine e alla fine c'è il solito riepilogo delle regole e delle abilità. Troviamo all'interno due Ziploc, si sono un po' sprecati però. Poi abbiamo un segnalino per i punti. Questi sono dei token che servono come indicatori. Poi abbiamo le astronavi, che sono, se non mi sbaglio, se non erro, sono 4 per giocatore. Qui potrete meglio apprezzare la forma molto molto carina. Poi qui abbiamo le carte che avevo già aperto precedentemente. Ci sono animali antropomorfi di varie specie con varie abilità. Poi ci sono dei mech e delle carte abilità, e queste sono le carte che vanno verso per i giocatori. Questo è l'altro mazzettino. Poi abbiamo i pianeti che inizialmente credevo fossero rappresentati da carte, invece ci sono delle plancette per i pianeti da esplorare. Questo è il secondo mazzettino che proverò ad aprire molto più velocemente della prova fatta in precedenza, che mi ha dovuto far annullare in pratica il video. Sono stato più veloce, eccoci. Così diamo uno sguardo anche a queste altre carte, che riprendono un po' le altre, cambiano per colore. Sì, sono tutti gli stessi, bene o male, gli stessi animali che abbiamo visto in precedenza. E questa è la novità di Playa Game, Wild Space.